Chi è Riken Yamamoto e perché sta facendo discutere così tanto? Riken Yamamoto è un architetto giapponese di 79 anni che ha appena vinto il premio Pritzker, il più prestigioso premio di architettura a livello mondiale. I suoi progetti hanno da sempre un obiettivo principale: combattere l'isolamento sociale creando relazioni tra le persone. Quindi cosa c'è che non va? Beh, secondo alcuni, non tutti i suoi edifici hanno una qualità tale da giustificare la vincita del Pritzker, che è praticamente il Nobel dell'architettura. In realtà, secondo me, le ragioni di questo premio ci dicono qualcosa di importante su come viene raccontata e percepita l'architettura oggi, e cioè in molti casi l'idea da cui nasce un progetto è quasi più influente dell'edificio realizzato. Diventare bandiera dell'architettura socialmente attiva e inclusiva ha un peso mediatico che supera anche la qualità effettiva dell'architettura costruita. Se non ti ho ancora convinto, sai dove devi andare? A vedere l'ultimo video uscito sul mio canale YouTube.